a tutti ragazzi, sono Davide, benvenuti in questo nuovo video. Siamo ritornati oggi con la nostra carriera giocatore, sempre con la nostra Atalanta. Stiamo disputando davvero degli episodi straordinari, ragazzi. Stiamo primi in classifica, stiamo facendo una caterva di gol. Adesso andiamo a giocare la partita contro la Fiorentina e poi vi faccio vedere anche la classifica marcatore, visto che mi avete chiesto in parecchi di appunto andarla a vedere. Ok, giochiamo, tutto pronto, dai regà. Atalanta-Fiorentina. Attenzione, Carmona, mi ha visto l'appoggio di Davide, un modo dell'altro per Giorgi. Di Giorgi, bella la verticalizzazione. Vai zio, vai zio, tira! Mastardo Marcos Alonso. È nostra, va bene regà. Corner, dai, al minuto 5, subito pericolosi. Ancora Giorgi per me di testa, ancora Alonso. Bello il lancio di brivio. Dai che ci arrivo. Ancora Marcos Alonso, ragazzi, oggi è la bestia nera, eh. Oggi è la mia bestia nera. Sì che sbaglia Basanta. Sì. Ma non è vero, arbitro, ma che fallo hai visto? Bravissimo Gatto, l'hai presa. Sì, Gatto, non dire Gatto se non ce l'hai nel sacco, vai. Vai sulla corsia di sinistra, ancora Gatto al centro. Vesino fa buona guardia. Ancora Gatto di testa. Crossa, brivio. Sì che forse è buona, è buona, non è vero. Lezzerina fa sua, ma dai, zio, troppo sul portiere. Brivio, crossa. Bello l'appoggio di Carmona. Oddio, che gol ho fatto, regà. Ti spalla la porta. Una girata incredibile. Di sinistro anche, no, non l'ho visto bene. Aspettate, no, devo vederlo. Madonna, Gatto, l'appoggio. Brivio, il cross l'ho chiamata io, vabbè. La palla arriva a Carmona, poi di sinistro, regà. Madonna, che gol ho fatto, 1-0 alla Trezzaggiore d'Italia. Ancora Dav con 8 gol in Serie A. Mamma mia. Siamo con il gol primo tempo, raga. Stiamo disputando davvero una partita assurda. Stiamo solamente attaccando noi. La Fiorentina non ha fatto un tiro in porta. Abbiamo fatto un euro gol, tra l'altro, assurdo. Quindi, regà, teniamoci stretto questo vantaggio, mi raccomando, riprendiamo col secondo tempo. Occhio a Badel, porta avanti la manovra. Ancora Badel, si appoggia su Vesino. Il lancio forse buono. Bravissimo Masiello, fa buona guardia. Adesso possiamo ripartire con Carmona, mi hai visto zio Carmona. Sì, ripartiamo ancora col contropiede. Vai Giorgio, Giorgio Giorgi. Messo giù da Vesino. No, direttore, cosa fa? C'ha la benda sugli occhi, la dea bendata l'arbitro. Non vede niente, non vede niente. Sì che l'ho rubata, su Marcos Alonso. Mi ha rotto i coglioni per metà partita. Adesso te l'ho rubata, te l'ho rubata. Regà, qualcuno in the box, tutti al centro. Buono il cross, uff, Roncaglia la libera. Vola Gatto, vola. Cazzo che c'hai 7 vite. Buono il Carmona, oddio che palla di Carmona. Ancora per Dab, si accentra, ancora Dab. Vai Carmonino, segnalo. Ma potevi andare avanti. Ma che fretta che c'hai, mi facevi fare pure assist, mannaggia. Azione Borca. Serve Kalinic che si gira bene. Serve Roncaglia, non so anche perché gioca in attacco. La Fiorentina sta delirando. Minuto 85. Dai, regà, teniamo duro, cazzo. Ok, vediamo se arriva la sostituzione. Siamo minuto 88, sì, regà. Simuliamo. Andiamo a vedere quale sarà l'esito finale. Speriamo di portarci a casa questi tre punti, perché sono fondamentali contro la Fiorentina, regà, che è davvero un po' spaesata, però assolutamente fortissima. È finita addirittura 4-1. Qualcosa di incredibile, ragazzi, ma si può. Dai, dall'ottantesimo, dall'88esimo in poi ha fatto 4 gol la Fiorentina, raga, ma dove siamo finiti? Dove siamo finiti? Ma cos'è? Vabbè, siamo comunque primi in classifica. So, raga, che alcuni di voi penseranno non simularle, non simularle, ma vi assicuro che una volta in cui tu imposti il guardare la partita, non ti fa skippare nessun replay, e prima di finire una partita ci metto 6 anni per registrare, e vi assicuro che sono obbligato a fare così. Siamo comunque primi a quota 18, dietro c'è Napoli 17, Lazio 17, Juventus a 17. Cosa facciamo, regà? Vi faccio vedere la classifica dei marcatori che me l'avete chiesta, giuro, in 640 persone. Andiamo a trovarla. Dove cazzo potevo vederla? Facciamo una cosa, avanziamo e vediamo, perché dovrei vederla proprio adesso. Intanto ci alleniamo e poi vediamo anche la prossima partita, che è quella col Chievo, come avete penso visto dal calendario. Dovremmo giocare, se non sbaglio, anche a Verona, in teoria, dopo essere arrivati da una partita in casa. Ok, come facciamo? Statistiche, giocatori. Sì, sì, 8 gol, siamo primi. Dietro abbiamo Candreva 5 e Morata 5. Poi Pipita 4, Birsa 4, Meggiolina 4. Quindi questa è la classifica dei marcatori. Vediamo quella degli assist. Sono anch'io primo, incredibile. A quota 3, ragazzi, stiamo disputando davvero un campionato assurdo. Non soltanto come collettivo di squadra Atalanta, ma proprio come singolo. Cioè, capocannonieri sia negli assist che nei gol.
Quindi, boh, qualcosa di assurdo. Adesso giochiamo il match contro il Chievo, giovedì 26 ottobre, tutto pronto. Si gioca nuovamente in campo, naturalmente, dopo essere la bandiera di sta squadra, ragazzo, se non giochiamo titolari noi. Tutto pronto, a Verona, per Chievo Verona, Atalanta, dai regà. Oddio, l'ho presa. Oddio, non ho capito più niente. Non hanno capito più niente. Oddio, Dab. Parte col contropiede, raga. Qualcuno che mi dia una mano. Vai, zio. Buona la palla per Datolo, ancora. Mi hai visto? Dab. Si gira bene. Ancora lui. Carica il destro. No, bastardo, in mezzo alle palle, Edimar. Fanculo, cazzo. Sì, che l'ho presa. Bravissimo, Dab. Mamma mia, che bella la verticalizzazione. Adesso Datolo, in possesso palla. La devi girare, zio. Più veloci, cazzo. Deron. Attenzione, Dav. Buona. Oddio, l'ho presa, vado io, vado io. Ancora Dav. Tu prendi colpo. No, sei Kulin. Stavo tirando di sinistro, ci ha messo 2 ore. Raga, andiamo in centro. Puoi mettere un bel cross. Parte Deron. Di testa Anderson. Libera. La palla però arriva sui piedi di Dav. Ancora lui. In possesso palla. Dav. Entra in area. Prova a entrare lui. Sì, oddio, se n'è andato. Se n'è andato. Qualcuno in mezzo, raga, che vi mette una bella palla. Deviata? Corner, se non sbaglio. Sì. Minuto 33, raga, siamo pericolosissimi in zona offensiva. Dai, raga, possiamo piazzarlo di testa. Ancora Dav, l'appoggio. Buono per Masiello, la mezza rovesciata. Vabbè, se entrava questa, giuro. Che gli davo il pallone d'oro. Glielo davo io lo consegnavo io. Arriva la sostituzione, raga. Al minuto 66 eravamo davvero stanchissimi. Simuliamo la partita, vediamo se almeno questa, cazzo, riusciamo a portarcela a casa. Visto che nella precedente abbiamo preso 4 gol in 2 minuti. Solo Dio sa come sia possibile una cosa del genere. Vediamo, è finita 1-1. Ci portiamo a casa un pareggio. Però, ragazzi, siamo scesi di classifica, come potete vedere. Siamo stati superati sia dal Napoli che dalla Juventus. Siamo comunque a quota 19 punti, a un punto soltanto dalle prime due. E a meno 2 dalla Lazio e a meno 4 dal Sassuolo, che sono subito dietro. Ok, ragazzuoli, riprendiamo adesso con l'ultimo match di oggi, che è quello contro l'Udinese. Poi ci salutiamo e ci vediamo appunto con il prossimo episodio. Non siamo in campo, fanculo, pensavo di essere in campo, quindi simuliamola. Probabilmente sta facendo un turnover perché, come avete visto, mi ha sostituito anche presto proprio per questione di forma fisica. 2-1, porca miseria, ragazzi, siamo un po' in calo. Siamo un po' in calo. Arriva la sconfitta interna. E cazzo, peccato, eravamo nelle prime posizioni, raga. Adesso vediamo quale sarà il prossimo match. Intanto, se non sbaglio, siamo saliti anche a 70. Ah no, ancora siamo a 77, ma siamo molto vicini a 78 di overall. Prossima partita contro l'Empoli, sabato 4 novembre. Vediamo se siamo in campo. Spero di sì. Spero di sì, perché, regà, abbiamo bisogno di segnare e vincere. Sì, siamo in campo. Intanto mi è arrivata una. Oddio. La convocazione in Italia. Volevo solo avvisare che ti ho inserito nell'elenco dei convocati nella squadra d'Italia per le prossime partite del torneo amichevole internazionale Costa d'Avorio e Galles. Oddio, mamma mia, regà, convocazione per la nazionale. Giochiamo contro l'Empoli in casa appunto di quest'ultima. Tutto pronto, Empoli-Atalanta, dai, regà, portiamoci a casa di 3 punti. Bello Dav, l'appoggio per D'Alessandro. Sì, dai, l'hai mai visto? Bella l'azione in contropiede. Vai Dav, sei lungo. Oddio, di mancino, ti prego, non sbagliare. L'ha sbagliata, no. Perché ho tirato in sinistro? Sono un coglione. Sono un coglione. Ma no. Sì che l'ho presa. Sì che l'ho presa. Buono. L'appoggio di Carmona. Adesso Datolo. Sì, Datolino. Non mollare un cazzo. Non mollare. Adesso D'Alessandro. Mi ha visto. Vai zio, provalo. Provalo. Ma dai. Ma che tiraccio è. Ha del grosso. Ma patnaffa. Bello lavoro di Dav. L'appoggio per il Papu. Minchia, ma gli hai tirato una stecca. Al grosso. Dai ragazzi, crediamoci. Mi sono mangiato un gol prima. Ancora ce l'ho qua. Cazzo, ce l'ho qua. Dai, è la volta buona adesso. Nika. Nizza, come ti chiami, non lo so. Neron, Carmona adesso. Dav, gira tutto. Vai Datolino. Corri Dale. Corri da Alessandro. Dai che lo superi. Lo superi. Ma no, cazzo. Siamo qui qua al primo tempo, regà. Risultato di 0-0. Ho avuto quell'occasione lì. Mannaggia, peccato. Per portare i nostri sull'1-0. Ci rifaremo nel secondo tempo. Chi lo sa, lo vediamo subito. Dai, con i secondi. Occhio, regà. Nel frattempo, in tutto ciò è entrato l'amico di tante avventure, Migliaccio. Ci prova a croce. Puttana, la galera sta segnando.
nel grosso, si gira bene. Migliaccio l'appoggio adesso per De Ron. Vai, migliaccino, che ti ho visto. Il compagno di mille avventure stende Tonelli. Che è un classico, lui è un animale, raga. Chi prende, prende, palla a piedi, giocatore rosso diretto. No, capitan Migliaccio. Giulio. No. Occhio, raga, adiusse, minuto 90, non facciamo cazzate adesso. Puttana Eva, raga, se segnava. Dai, è forse l'ultima azione, poi arriverà il triplice fischio, vediamo se ce la farà fare. Salta Dav di testa, buono l'appoggio per Datolino. Adesso da Alessandro. Aspetta, mi dare. Raga, dobbiamo attaccare, cazzo, se no fischia. Finisce qua 0-0 allo stadio dell'Empoli. Purtroppo arriva questo pareggio. Guardate, partita bruttissima, raga. L'unico tiro in porta è quello che ho fatto io praticamente, perché gli altri, uno ha tirato in Cecoslovacchia, l'altro in Uganda, quindi finisce quindi con un pareggio. Si conclude anche qua questo episodio, raga. Spero che vi sia piaciuto. Sono morto davvero dalle risate sull'espulsione di Vin Diesel Migliaccio. È un animale, raga. È un animale. Ha ucciso il giocatore dell'Empoli. Non so perché è entrato in quella maniera, ma soprattutto non so se ci stava il rosso o no. Però vabbè. Si conclude quindi così l'episodio, raga. Come vedete, vi mostro nuovamente la classifica. Siamo rimasti a pari punti con la Juve. Ah no, abbiamo una partita in più, Vabbè, siamo a pari punti con la Juve. Siamo a 18 dalla Fiore. Allora facciamo una cosa, avanziamo, così dovrebbe aggiornarsi e la vediamo in diretta. Intanto siamo stati convocati, raga. Oddio, la prossima si gioca in nazionale. Non ci voglio credere. Ok, ecco la classifica. Siamo in quarta posizione, a 20 punti con la Juve, che anche loro hanno pareggiato. A 21 alla Fiorentina. E a 26 c'è il Napoli, quindi siamo a meno 6 dal primo posto e a meno 1 dalla Fiorentina, che è al secondo. Comunque, raga, stiamo disputando davvero una grandissima stagione. Ci vediamo nel prossimo episodio con la partita in nazionale, che assolutamente non potete perdere. Ci vediamo nel prossimo video. Io vi saluto, bella raga.